Valentina Lazzaracchi, corrispondente di Televisa Messico in Italia. Credo che sia un'iniziativa bellissima perché il gioco è cultura, cioè per me è sinonimo di cultura, e il fatto che questo festival sia nato dall'idea di persone che in fondo giocavano per strada e abbiano voluto recuperare quello che era l'importanza del gioco, perché parla del gioco, parla delle radici di un popolo, finalmente. Credo che sia stata un'idea bellissima e soprattutto che quest'anno il paese ospite sia per la prima volta il Messico, un paese fuori dall'Europa, mi sembra un'iniziativa molto bella perché il Messico è un paese ricchissimo, soprattutto per ciò che riguarda i giochi tradizionali. È un paese dove abbiamo 68 lingue, decine di giochi, decine di gruppi diversi, etnici, e per noi il gioco è lo ripeto, è cultura. Il fatto che una città come Verona possa essere una vetrina per il mio paese, trovo che sia veramente un'occasione bellissima per conoscere la cultura messicana. Io penso che Verona è di per sé una vetrina, è un salotto, è un monumento, è tutto un museo all'aria libera, diciamo così. Quindi ho parlato con i diversi giocatori e ancora non si rendono conto di essere in una città così bella. Per loro è un'avventura, diciamo, meravigliosa che non si sarebbero forse mai sognati nella loro vita, perché arrivano veramente da tantissime parti del paese, a volte hanno dovuto fare delle ore per arrivare a Città del Messico per poi prendere l'aereo che li ha portati fino a qui. Quindi tra di loro c'è un'emozione enorme, per me in fondo come messicana anche, perché vedere la cultura, la ricchezza del mio paese in un posto come Verona è veramente qualcosa di bello. Da piccola non sono mai stata, diciamo, una grande giocatrice, però ricordo tanti giochi con la palla. In fondo credo che la palla è quello che ci unisce i messicani con gli italiani, perché la palla è presente in tantissimi giochi tradizionali messicani e ovviamente anche italiani. Quindi avendo passato la mia infanzia tra l'Italia e il Messico, ho ricordo di questo perché sicuramente è quello che unisce le due culture in quanto a giochi tradizionali.